Buongiorno, è l'1:30 di sabato 22 aprile, direzione Castiglione d'Orcia per la Tuscany Crossing 100 km. Per problemi lavorativi sono partito direttamente stamattina prima della gara e speriamo bene, perché ho fatto il conto, alla fine starò all'incirca 24 ore senza dormire. Vediamo quello che succede. Almeno il meteo sembra essere buono, previsioni ottime e forse anche troppo caldo verso l'ora di pranzo. Allora, 4 e qualche minuto, pettorale ritirato, magliettina ritirata e il pacco gara con vino, pasta, salsicce e un baffo. Adesso provo a dormire qualche minuto, va? Ragazzi e ragazze, alzate le mani e fate un bel applauso! Buongiorno! Bene, questo è perfetto per i nostri amici fotografi. Daniele, vai! Siamo al momento del via. Gigantesco in bocca al lupo per voi, da 5 a 0, 5, 4, 3, 2, 1, l'assetto! I nostri giudici della Whisky. E ci si bagna subito dopo 4 km. Vale. La sveglia. Mezz'ora di gara e lì giù inizia ad albeggiare. Ho percorso poco più di 5 km. Le scarpe fortunatamente già sono quasi asciutte. E andiamo. Attraversando Bagno Vignoni, suggestiva l'acqua calda con la nebbia. Grazie. Ciao. Ciao, buon dì. Buongiorno. Ho da poco lasciato il primo ristoro di San Quirico d'Orcia, poco più di 11 km, e compresa la sosta sto a 1:19, con calma, piano piano. Attraversando tutto il paesino di San Quirico d'Orcia, deserto perché sono le 6:37, c'è pochissima gente in giro, veramente carino. Ciao, buongiorno.
credo che Pienza sia quella proprio dove c'è il sole adesso. Da qui sono una decina di chilometri. Siamo partiti da lì, siamo andati a San Quirico d'Orcia e poi da qui sotto siamo venuti, siamo entrati adesso a Pienza, sono 21 km, 2 ore e 20, abbastanza bene, ho condiviso un pezzetto di salita adesso con questi ragazzi. Mangio al ristoro, poi sono 7 km fino al prossimo ristoro e dopo sarà un tratto che mi preoccupa perché sarà con pochissimo dislivello, 16 km, quindi tutto molto corribile, non mi piace. Da San Quirico a Pienza il giro era invertito rispetto al 2021. Nel 2021 a Bagno Vignoni si passava a Pienza e poi a San Quirico, invece quest'anno al contrario. È la seconda volta che partecipo alla Tuscany 100. Nel 2021 mi sono ritirato al 50° chilometro circa perché avevo programmato di fare la Tuscany ad aprile in preparazione delle gare più lunghe, tra cui il Tor 130 di settembre. Invece causa Covid è stata posticipata a settembre, una settimana dopo il Todret, il Tor 130. Quindi sono arrivato scarico di motivazioni e fisicamente un po' a pezzi. Quindi, come ho accusato i primi dolori insistenti ai tibiali, ho chiamato la famigliola, mi sono fatto venire a recuperare a Montalcino e ce ne siamo andati in piscina. Siamo quasi giunti a Monticchiello. Otto chilometri, 980 metri di dislivello, 3 ore 17. Bene così. Ho appena lasciato il ristoro di Montichiello, sono fermato un po' di più, ho mangiato pane marmellata, pane olio, banana e Coca-Cola. Ho fatto il primo passaggio di stato via la fascia, via il collare e occhiali da sole. Inizia già a fare caldo, si sta bene, però più tardi sicuramente la temperatura arriverà intorno ai 20 gradi. E adesso avremo 16 km con pochissimo dislivello, quindi molto corribile. Come avevo previsto, sto soffrendo tantissimo questa parte corribile. Oh, e via, adesso ci laviamo di nuovo i piedi. Oddio, scusa, niente. Dopo il guado, per rendere ancora più odioso questo pezzo, 18 lì del fiume, mamma mia, quello è Castiglione d'Orcia. Siamo partiti da lì 5 ore e 10 minuti fa e adesso però andiamo da quest'altra parte verso il ristoro di Gallina al chilometro 44 con 1200 metri di dislivello.
lasciato adesso il ristoro di Gallina, 44esimo chilometro, e sono rimasto un bel po', ho mangiato un bel piatto di pasta, mi sono cambiato, sono alleggerito, maniche corte perché ormai il sole picchia, e bevuto un bel po', riempite le borracce, e adesso ci sono tre tappe un po' più dure, una da quasi 400 metri di dislivello se non sbaglio, una da 300 e poi una da 700, e poi dal 74esimo in teoria inizia a diminuire il dislivello. Con calma, sono adesso 5 ore e 48, va bene, 45 chilometri, va bene, piano piano. Castiglione qui è veramente vicina, però no, è vicina per chi fa la 53. Noi dobbiamo andare di su, dobbiamo fare un po' di dislivello. Abbiamo da poco superato la metà della gara e manca poco al ristoro di Campiglia d'Orcia, dove c'è anche la base vita. Sono, dovrebbero essere 55 km quando arriviamo al ristoro. Fa veramente caldo, sto soffrendo. Arrivati Campiglia d'Orcia, adesso scendiamo qui, che il ristoro dovrebbe stare qui vicino. Ecco qui la base vita. Adesso mi rifocillo un po', tanto la sacca non ce l'ho qui, quindi vediamo come va. C'è già una testa 53, penso di uscire. Sono ripartito qualche minuto fa dalla base vita di Campiglia d'Orcia, adesso saliamo lì e poi dovremmo scendere. 8 chilometri abbastanza tranquilli con circa 300 metri di dislivello, e poi il tratto successivo invece saranno 11 chilometri con 700 metri di dislivello, e in quel modo arriveremo al 74esimo chilometro. Base vita organizzatissimi, minestrone squisito, bruschette all'olio buonissime, e via. Lì davanti Castiglione d'Orcia, che da tutto il giro abbiamo fatto, Pienza lì in fondo, e adesso dovremmo scollinare lì dietro, scendere e poi salire sull'altro versante per raggiungere il punto più alto della gara, che dovrebbero essere 1050 metri, 1060 metri. No, non ci voglio credere. Bisogna passare un'altra volta dentro il fiume. Oh, c'è il guado, c'è il guado, non c'è il guado, c'è il gradino. No, forse no. Loro si sono avventurati. Vediamo se di qua. Ah, c'è, dove c'è? Ah, qua, così. Vabbè, ennesimo bagno. Via. E vai,
era pure calda l'acqua, che schifo. Siamo arrivati al 63° chilometro, Bagni San Filippo. È uno spettacolo. Ho lasciato il ristoro di Bagni San Filippo, veramente carina la zona balneare con acqua solfurea calda, e adesso ho iniziato la salita che ci porterà al ristoro dei 74 chilometri e dobbiamo superare 700 metri di dislivello prima di arrivare a Vivo d'Orcia. Riempito bene le borracce, siamo risali con l'acqua e credo che arriveremo lì su. Adesso vediamo. Continua la salita verso Vivo d'Orcia, proprio bella dritta dritta, però è comoda. Qui è anche un po' più fresco, si sta bene, quindi cerchiamo di approfittare. Ho terminato in pratica la salita più lunga e è già un bel po' che dobbiamo affrontare queste situazioni, e proseguono anche lì davanti. E vabbè, scarpe oggi proprio messe a durissima prova, importante è non caderci dentro. Ecco qui, via, scendiamo, non so se ce la faccio a corricchiare, inizia a venire fuori la stanchezza, considerando che ho dormito un paio d'ore. Sono venuto direttamente da casa, quindi non ho riposato per niente ancora. Dall'una di questa notte sono le 4. Però sto pezzo è veramente carino, una corsettina merita. Facciamo finta, va. Qui il ristoro dei 74 chilometri di Vivo d'Orcia, e adesso mangio qualcosa. Un altro splendido scorcio. Questo è il sentiero dell'acqua, è molto molto bello. Sto dirigendo verso il ristoro di Poggiorosa, 87° chilometro, e adesso sono all'82°, e la stanchezza inizia a farsi sentire. Qualche difficoltà a restare concentrato, un po' di sonno, vediamo un attimino. Poggiorosa, il cancello orario è alle 22:30, sono le 17:45, quindi sono quasi 86 chilometri, ma da qualche minuto sto crollando. Nausea, sonno importante, dolori soprattutto alla schiena. Vediamo se arriva questo benedetto ristoro, riesco a fermarmi a dormire un pochettino,
poi riparto. Fatto boom. Non è un miraggio. Sono ripartito dal ristoro di Poggio Rosa, ho provato a mangiare un po' di pasta in bianco, olio e parmigiano, comunque la nausea, e niente, piano piano adesso ripartiamo su. Sto salendo all'ultimo ristoro, il casotto di caccia, e è uno spettacolo a quest'ora, anche perché sono rimasto solo sul sentiero, se non sono ultimo sono tra gli ultimi, perché ormai sto solo camminando, quindi credo che arriverò intorno alle 22, quindi saranno 16-17 ore, ci metterò almeno, però ormai non avevo più cancelli orari, solo quello del traguardo alle 3:15 di notte, e quindi a costo di arrivarci camminando sui gomiti, però non mollo. Quanto è bello questo cartellino che mi dice che il ristoro è a 100 metri. Ah, punto ristoro. Eccoci. Ah. Meno di 10 km all'arrivo. Vediamo. Finché reggo, e poi farò tutto al passo. Tanto c'è stato l'ennesimo passaggio di stato, sono tornato alle condizioni di questa mattina, lampada frontale, giacchetta e fascia, che come è andato via il sole la temperatura è scesa. Adesso dovremmo avere diversi chilometri di sentiero tranquillissimo. E poi gli ultimi chilometri contengono tutto il dislivello di questa tappa, diciamo, sono circa 400 metri e si sviluppano tutti per arrivare su al paese. Yuhu! Quelle luci che si vedono lì su, se si vedono, quelle sono Castiglione d'Orcia. Ui, dai che ce la faccio, va. Ah, la stringo forte sta medaglia. Finalmente, dopo 16 ore e 20 minuti, entro Castiglione d'Orcia. Adesso dobbiamo fare gli ultimi metri di dislivello, salire sulla rocca e poi andare all'arrivo. Che giornata! Praticamente stiamo ripercorrendo la via che abbiamo fatto in discesa questa mattina alle 5 dopo la partenza. Ci voleva per chiudere in bellezza. Tra poco dovrebbe finire.
dopo tutta quella fatica non ho neanche il video dell'arrivo, perché quando stavo arrivando ero in videochiamata con le ragazze che non sono potute venire, e quindi non riuscivo a fare anche il video.